Amici di YouTube, buongiorno, eccomi di nuovo per parlarvi di libri. E che libri? Parliamo sempre di libri gialli. Oggi parliamo di un giallo che arriva direttamente dall'Argentina. Non è un giallo appena uscito, ma un giallo che uscì nel 1955 e che la casa editrice pubblicò già precedentemente, ma oggi ripubblica in una nuova veste. Quindi sigla per scoprire di chi stiamo parlando. Oggi parliamo di Rosaura alle 10 di Marco De Nevi, edito da Sellerio. Un romanzo molto molto particolare. Un romanzo con una bellissima prefazione di Alberto Manguel che ci dà subito la totalità dell'immagine che De Nevi voleva creare con questo suo romanzo molto molto particolare, se pensiamo che è stato scritto nel 1955. La storia è vista da tutti i protagonisti, questi cinque protagonisti di questo romanzo vengono interrogati o raggiungono, diciamo, l'ispettore per raccontare di questa morte misteriosa. Tutti loro utilizzano la loro voce e ci raccontano la storia di Camillo Canegrato e Rosaura. Cosa particolare di questo romanzo, e io devo ringraziare i miei follower di Instagram che mi hanno spronato ad andare avanti, è che fino a pagina 173, e me la sono memorizzata perché è un bel po', non si parla di morti. Fino a quel punto si racconta una storia di una persona che 12 anni prima andò a vivere in una pensione tenuta dalla signora Milagros Ramoneda, scusate, leggo i nomi perché sono un po' anche difficilini, Milagros Ramoneda, madre di tre figlie, a Buenos Aires, ha questa pensione e tiene Canegrato con lei per 12 anni. Lui è un pittore, restauratore di quadri antichi, e in questa pensione, oltre a loro due, vivono anche altri personaggi, fino a quando nella vita di Camillo Canegrato non compare questa Rosaura. Tutto ciò ci viene narrato con questa voce particolare, però tipica, proprio piena di stereotipi, proprio della padrona di casa, dell'ospite che tiene i suoi pensionati come se fossero dei figli. Ci racconta tutti i vizi e tutte le virtù di queste pedine che sono all'interno della sua casa per 173 pagine. E ci racconta anche dell'arrivo di questa Rosaura. E alla fine di tutta la sua confessione si scoprirà che in tutto ciò un cadavere esce. Bisogna quindi resistere 173 pagine per trovare il primo cadavere, ma ne vale veramente, veramente la pena, perché la voce di Milagros Ramoneda è una voce che ricorderete per tutto il romanzo, perché poi nel proseguire del romanzo vengono interrogati gli altri sospettati, gli altri testimoni, non sono tanto sospettati, sono testimoni. E ad ogni personaggio De Nevi ha avuto la capacità di attribuire a loro una caratteristica, una voce. Ogni personaggio ha una voce a sé stante. Abbiamo l'intellettuale Raquel che cerca tramite la sua prosopopea di parlare con l'ispettore, di circuire l'ispettore, di convincere l'ispettore della sua idea. Abbiamo poi Camillo Canegrato, invece un po' più timido, un po' più schivo, come dice Manguel nella prefazione, un po' il Gregor Samsa di Kafka nella Metamorfosi, quindi una persona più timida, più chiusa, che però ama la pittura e tramite la pittura si lascia in confessioni a fiume con l'ispettore. Ma non voglio dirvi di più, perché è un bellissimo romanzo da leggere. Non è proprio, se volete leggere un giallo con un'indagine, non è proprio il romanzo che fa per voi. Ma se volete leggere un romanzo giallo, ben scritto, che esula anche dal genere, perché comunque questa è anche narrativa, senza essere troppo gialla, allora questo romanzo ve lo consiglio vivamente, perché De Nevi riesce a nascondere la verità,
a raccontare la verità tramite voci, tramite occhi, tramite persone che hanno visto o che hanno vissuto questa cosa, dando al lettore la sensazione di non avere mai la soluzione definitiva in mano. De Nevi, alla fine del suo romanzo, potrei dire che non ci dice nemmeno chi è l'assassino, ma ci regala una sorta di circolarità del romanzo. Quindi alla fine del romanzo ci dà un input che ci riporta all'inizio del romanzo. Io vi ricordo il romanzo di oggi, che è Rosaura alle 10, che potete trovare al link qui sotto www.ladradilibri.com. Scrivete il codice La Bottega. E la mia amica libraia ve lo consiglierà in tutta Italia, in tutta Italia, in tutta Italia, con una piccola spesa in più. Questo era il momento marchetta che bisogna fare. Quindi, Rosaura alle 10, Marco De Nevi. E se vi è piaciuta questa recensione, commentatela. Se non vi è piaciuta, commentatela lo stesso. Se siete nuovi sul nostro canale, iscrivetevi e cliccate sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati sulle nostre ultime novità. Io vi auguro una buona prosecuzione e tante buone, buone, buone letture. Ciao!